Allora, onestamente sono tornato adesso dalle vacanze e non mi ricordo assolutamente nulla di quello che dobbiamo fare. Vabbè, io intanto esco da qui, poi vediamo. Cioè, mi ricordo che dobbiamo andare in queste tre zone. Il punto è... Maledizione a me. Davvero ce le dobbiamo fare ste zone? Usa i teletrasportatori per trovare gli eroi che sorvegliano le ossa di Uka Uka. Buona fortuna. Dov'è il teletrasporto? Ma levatevi. Spero più che altro che il... come si dice? Il teletrasporto sia qui vicino. Ok. Abbiamo aperto una porta. Ma levati. E la porta dove ci porta? Da questa parte. Vabbè, abbiamo l'amico lento. Usiamolo. Per il momento diciamo che ci sta, perché alla fine... Ma levatevi voi, cretini. Finché c'è, io lo uso. Ecco fatto. Per carità, in realtà sarebbe anche buono averlo il fantasma. Calmo, lo aspetta. Prendilo. Prendilo, ok. Non sprechiamolo. Non sprechiamolo, che lui è comunque buono. Comunque, in ogni caso, se c'è un oggetto in alto, meglio andarlo a prendere piuttosto che abbandonarlo lì. Ma levati. Qua posso buttarmi o cosa? Ok, posso, perfetto. La scarpa. Immaginavo. Siamo già arrivati al punto in cui dobbiamo abbandonare il nostro amico? Beh, se è così, spero che riappare almeno un fantasma. Eccolo qui, appunto. Tirei uno scappellotto. E lo prendiamo. Beh, amico, è stato bello. Grazie di tutto. Abbiamo il maialozzo, abbiamo il fantasma. Insomma, abbiamo comunque una buona combinazione. Soprattutto io voglio allenare il fantasma. In realtà anche il maiale. In realtà il melmoso è ottimo. Perché cavolo, potersi nascondere sotto e dargli il pugno qua, cavolo, vale tutta la pena. Ok. Ok, è molto probabile che devo prenderli. Zawardo, guarda, vieni qui. Ecco, oh, bastardo. Ecco fatto. Mi spiace. Ui. No. Kamehameha dal culo. Sai che non mi piace? Non mi piace perché il colpo va ad arco. Ma ti prego, si allarga pure le chiappe. Cos'è sta merda? Cioè, mi stai dicendo che hanno sostituito la puzzola con sta cagata? Letteralmente una cagata. Mamma mia. Appena... il problema è che non può... Stavo dicendo, il problema è che non posso neanche lasciarlo, perché mi serve. Perché per passare nelle prossime zone dovevo sparare al bersaglio. Ma sai che in realtà fanculo? No, sai che in realtà mi serve. Fuck. Questo affare deve essere uno dei teletrasportatori di cui parlava mio fratello. Andiamo al deserto. Meno male che ci sono sti cosi, guarda. Allora, vado prima al deserto perché almeno ce lo leviamo dalle palle, che è la zona peggiore. E se non ricordo male, proprio nel deserto c'è una zona in cui sparare. Andiamo al villaggio dei rinorotanti. Allora, io me ne vado lasciando indietro tutti.
No, e sono caduto in un buco tanto largo così. Allora, eccolo lì il buco che dobbiamo raggiungere. Salta, ecco fatto. Allora, uno, due, tre, ed infine quattro. Ok. Ah, ok. Stavo dicendo, che cosa fa? Ecco qua, vai. Tutto qui? Cioè, tutto questo per prendere la bambola? In realtà è anche colpa mia. Cosa mi aspettavo? Dobbiamo prendere lui? Speriamo. Aspetta. L'hai fatto male. Mi sa che lui mi serve ora. Mi sa che quello che spara mi serve. E il problema è che per qualche arcana ragione era intoccabile. Ecco qua, ora ne abbiamo due. Che in realtà mi sa che gli ho già sparato in sta zona. Non vorrei dire una cavolata. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che l'ho già fatta. No, non è vero, per fortuna. Oh, finalmente il villaggio, maledizione. Ti prego, ditemi tutto quello che serve. Crash, grazie al cielo sei qui. Uno dei nostri cuccioli è scomparso. Pensiamo l'abbia preso la gang dei cecchini, salvalo. La gang dei cecchini. D'accordo. Andiamo a salvare il cucciolo. Grazie al cielo sei qui, carino. Uno dei nostri stupidi cuccioli è scappato e si la madonna da uno di quei mostri con le piume. Che cattiveria, signora. Comunque, tu vieni con me, per forza. Mi sa che mi servi, vero? Oh, ma guardali. Ah beh, state bene pure là sotto, mi fate comodo, è meglio se state là sotto, credimi. Ecco qua, a posto. Oh, non cadere. Becca quello. Ah, speravo di ammazzarlo. Occupiamoci degli altri. Beccati questo. Affanculo. Preso. Grazie. E allora, qui è chiuso. Qua sotto. Proviamo a uscire di qua, vediamo dove finiamo. Ok, questa zona era chiusa la prima volta, se non ricordo male. Sai cosa? Anzi no, meglio di no. Colpiscilo. Ah, maledizione. Allora, facciamo le cose con calma. Uccidiamoli e cambiamoli. Dai! Uno scambio di colpi a chi l'ha lanciato per primo. Ecco fatto, grazie. Oh, mamma mia. Aprilo. E andiamocene. Ok. Ma no. Ma poverino. Scusami. Dove dovrebbe... Ah, eccolo, dicevo. Dove dovrebbe essere lui? Scusa, eh. Ecco qua. Perché lui ci mette più tempo a caricare io? Guardalo! Ma che ingiustizia del cazzo sei? Cos'è quell'attacco coi piedi? Non l'hanno mai fatto! Cos'è quell'attacco? Ma vaffanculo. Devo rifarmi tutto il combattimento perché sono un bastardo ora. Ah, ti sta bene. Ecco qua, cretino. Vabbè. Dunque, eroe sconfitto. Ah, ma è anche unico. Cioè, oddio. D'aspetto no. Solo l'icona è unica. Ti prego, dimmi che mi teletrasporti indietro subito. Ti prego. Yes. Sì, grazie. In realtà un po' l'aspetto è unico.
Anche perché il counter è anche a zero. Dunque, deserto fatto, andiamo all'isola Wumpa o alla costa? Andiamo alla costa. Anche perché dopo di questa parte mi sa che siamo arrivati alla fine. Cioè, andiamo con Uka Uka verso Cortex e poi da Cortex. Ui, calmo. Dicevo, da Cortex finiremo. Calmo, non cadere di sotto. Sta tartaruga è forse il nemico più nerfato, purtroppo. E non so dove devo andare, forse di lì? Boh, io me ne vado. Ma il volume? Scomparso? Non sento più rumori tipo dell'attacco, queste cose qua. Ok, ora sono riapparsi. Alcuni rumori sono scomparsi, non capisco come mai. Non era male nel primo gioco, qui è... Comunque, se mi ammazzano mi fanno un favore, almeno mi ricarico la vita. Ma quanti siete? Faccio prima a farvi a mano, veramente. In realtà no. In realtà sono resistentissimi. Quanta vita c'hai? Scusami, capiamoci. Ecco fatto. Ho dovuto triangolare per ucciderlo, pensa un po'. Ecco fatto. Mamma mia. Ok, uno è andato e due andati. Speriamo che l'eroe si trovi qui dentro e a rigor di logica... Dicevo, a rigor di logica dovrà essere o un fantasma o il riccio di ghiaccio. Il fantasma è veramente utile, però non possiamo neanche perdere il cecchino. Il cecchino è meglio tenerlo. Oh, aspetta, un 2 per, fa sempre comodo. Soprattutto visto che Crash sta per salire di livello. Maledizione, però anche tu Crash, che cazzo. Prendi quelle... Porca miseria, Crash. Sai cosa? Sto gioco non è buono, mi dispiace. Meglio il primo. Guardalo, perché non vai a sinistra? È meglio il primo, totalmente. Questo è fatto male, punto. Guardalo, perché non vai? Non c'è nulla che ti blocca, non c'è neanche il vento. Mi dispiace, mi dispiace. Il primo è nettamente migliore sotto tutti i punti di vista. Non volevate sentirvi dire questo e purtroppo io ve lo dico. Perché scusami, in teoria c'è il vento, giusto ora? Che non mi dovrebbe far muovere. Dov'è? Voi lo vedete? Io non lo vedo. Ci dovrebbe essere l'animazione della neve, del vento. No. Si vede un po' di nevicella ogni tanto. Le altre volte, 2 volte su 3 non va. Cioè guarda, ora dovrebbe esserci il vento. Io non lo vedo. Lo capisco perché rallenta e basta. Sai qual è un bel gioco diverso dai classici Crash? Twin Sanity. Non l'ho finito, però me lo ricordo nettamente meglio di sta roba. Veramente. Ah, siamo dove c'erano i cosi di ghiaccio. Guardalo. Dove dovrei vederlo che c'è il vento che mi sposta? Voi vedete dei particellari? Io no. Muri invisibili, d'altronde. Ok, ma che sorpresa, devo andare a sinistra, davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Vi ricordo di rimuovere dagli armadietti qualsiasi arma. Stai zitto. Al termine della giornata. Mi sono stufato di costituire i bidelli. Vieni qua tu. Ecco fatto. Il mago Forest. Mi spiace, ma spero che non lo facciano più doppiare nei videogiochi. Ma non per cattiveria, però non è Cortex. Mai. Zero. Chissà come mai mi hanno messo il frutto qui e il fantasma prima. O forse devo usarli. Vieni qua, un po' più in giù. Bravo. Vai però, sbrigati. Ecco qui. E vai, a posto. Toglilo. Ecco fatto, dammi il frutto. E via, proseguiamo. Sbrigati. Sbrigati. A posto. Aspetta. Stai zitta. Sei una cretina. Ecco qua. Quella è una bambola? No, mi sa che è l'eroe. No, mi sa che è le scarpe, infatti. Dammi questo. Aspetta.
Colpiscilo. Ah, fuck. No, che fai? Aspetta. Di là però, gioco. Non devi puntare gli oggetti sbagliati. Ti giuro, non lo sto più sopportando sto gioco. Veramente, non salti neanche. Come ti aspetti che ti sopporti, gioco? Come ti aspetti che io ti sopporti? Ormai sto avendo una sopportazione veramente infima con certi giochi. E questo è uno di quelli. Mi spiace. Certi giochi sono belli, certi giochi sono la monnezza. Mi spiace, ma è così. Ops, abbiamo ucciso il boss. Chissà come abbiamo fatto. Oh no. Chissà che difficoltà ucciderlo. Eh già. Eh sì. Aspettiamo che si carica. 3, 2, 1. Addio gli scagnozzi anche. Oh, aspetta. Cerca almeno di non cadere nell'acqua, dai. Ah, ma posso entrarci? Ah, allora. Ah no, mi fa danno. Perfetto. Beh, un po' dovevo aspettarmelo che l'acqua calda mi facesse danno, però ho visto che ci camminava il tipo. Bugidi. Ultima zona. Dove spawneremo? Dove dovremo andare? Non lo so. Ok, dov'è che siamo qui? Ah, ho capito. Ho capito più o meno. Oh no, devo lasciare giù uno di loro. Vabbè. Per quanto il fantasma mi piaccia, voglio tenere il cecchino. Almeno le battaglie le ciseriamo. Oh, e finalmente. Almeno qualcosa di buono l'abbiamo ottenuto in sta zona. No. Mi spiace, ma il primo era totalmente migliore. Ma dai, la mano è ancora lì. Sì, bello il cartonato. Wow, fantastico. Ok. L'unica cosa positiva di tutta sta storia è che almeno ogni volta che troviamo le ossa ci teletrasporta indietro. Almeno quello. Bella la cattedrale del male. Nightmare Before Christmas. Vieni qui. A posto. Fammi indovinare, visto la zona, spero a questo punto che il boss sia un fantasma unico. No, il cecchino a questo giro è l'unica cosa che veramente voglio tenere, perché, cazzo, se devo farmi tutte ste zone in cui devo combatterli per forza, almeno li facciamo dalla distanza e via. E anzi, lasciamolo in ricarica anche. Bon, così almeno l'abilità si è caricata, siamo tutti contenti. Di nuovo fantasmi, sai che novità. Fammi indovinare, dobbiamo usare l'abilità del fantasma per poter passare, vero? Aspetta questo. Zawardo. Toki Otomare. Ecco qua. Grazie dei 22 per... Certo, in realtà mi sa che non è andato. No, in realtà è andata. Perfetto. Allora, fallo passare di nuovo. Ecco qua. Vai. Fatto. Andata. Che cosa avevo detto? Di stare? No, non è vero. Che il boss era un fantasma. Bello però, dai, almeno quello. Chissà come dovremmo affrontarlo. Sai, se facevi un'armata di cecchini e fantasma, era meglio. Per una volta non mi posso lamentare. Anzi, fermo. Non ucciderlo lui. Il boss lo dobbiamo lasciare per ultimo. Lo voglio catturare. No, così lo prendo. Cavolo, devo andare a prenderlo, vero? Vai e sostituiscilo. Zawardo, affanculo. E no, e dai, il mio moltiplicatore.
Ma tra l'altro sbaglio o il counter di sti qua unici scala molto più lentamente? Magari mi sbaglio, eh. Ecco fatto. A posto. Credo che abbiamo finito. Dammi quel 2 per. Grazie. Grazie. E ora abbiamo due eroi unici. Il tartarugone, l'avico, lasciamolo perdere, va. Andata. Raccogli le ossa di Uka Uka. Presi tutti, Crash. È ora di tornare da mio fratello. Teletrasportami allora. Bravo. Per un attimo ho avuto paura. Mi fai fare il salvataggio almeno? Grazie.